Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. L'arcivescovo Riccardo Fontana, nel tempo di preparazione alla Pasqua, è ogni domenica in una parrocchia diversa delle sette zone pastorali della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, per incontrare le comunità e pregare con loro. Ogni stazione quaresimale prevede una liturgia penitenziale seguita da una messa. Il prossimo appuntamento per la terza domenica di Quaresima si svolge il 7 marzo nella Chiesa della Natività di Maria Santissima a Capolona, a partire dalle 16 e con la messa alle 17, trasmessa in diretta da TSD sul canale 85 e online www.tsdtv.it, sezione live. L'Ufficio Catechistico Nazionale promuove degli esercizi spirituali online dedicati a tutti coloro che sono impegnati nel servizio di catechesi. Sarà Don Dioniso Candido, biblista e responsabile del settore dell'apostolato biblico, a guidare questo percorso incentrato sulle parole del Santo Padre in occasione dell'udienza per i festeggiamenti del 60° anniversario dell'istituzione dell'Ufficio Catechistico Nazionale. L'iniziativa si svolge dal 9 all'11 marzo ed è incentrata sul tema del deserto, la strada, la città. Gli esercizi spirituali propongono un percorso che unisce in un cammino condiviso di riflessione e di preghiera in vista della Pasqua le equipe diocesane e tutti gli operatori parrocchiali e territoriali nell'ambito della catechesi. Maggiori informazioni nel sito dell'Ufficio Nazionale catechistico.chiesacattolica.it. Sono felice di riprendere a viaggiare e questo simbolico viaggio è anche un dovere nei confronti di una terra che è stata martirizzata per anni. Papa Francesco è arrivato a Baghdad, in Iraq, per una storica visita che assume un significato particolare alla luce del momento che tutto il mondo sta vivendo. Essere operatori di pace all'interno delle vostre comunità e con i credenti di altre tradizioni religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna, vie per far rinascere la speranza. È la strada che il Papa ha indicato ai vescovi, sacerdoti, religiosi e seminaristi che ha incontrato nella cattedrale di Nostra Signora della Salvezza, teatro di un sanguinoso attentato nel 2010, costato la vita a 48 persone per le quali è in corso la causa di beatificazione. Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell'attentato terroristico in questa cattedrale 10 anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che l'incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con gli insegnamenti religiosi. E voglio ricordare tutte le vittime di violenze e persecuzioni appartenenti a qualsiasi comunità religiosa. Domani a Ur incontrerò i leader delle tradizioni religiose presenti in questo paese per proclamare ancora una volta la nostra convinzione che la religione deve servire la causa della pace e dell'unità tra tutti i figli di Dio. Questa sera voglio ringraziarvi per il vostro impegno di essere operatori di pace all'interno delle vostre comunità e con i credenti di altre tradizioni religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna che possono portare una rinascita di speranza per tutti. Questa mattina all'ospedale del Casentino si è svolta una cerimonia di donazione di una sonda ecografica per il confezionamento dei dispositivi venosi a inserzione periferica da parte della ditta Prolam. Si tratta di uno strumento di particolare utilità per la somministrazione di terapie e per una più semplice gestione dei pazienti oncologici e anziani fragili, sia in ospedale che direttamente sul territorio. L'assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, rilancia la consulta dello sport. Il comitato esecutivo passa da 7 a 9 membri, all'assessore, al delegato provinciale CONI e i 5 rappresentanti delle società sportive. Si aggiungono il presidente della commissione consigliare sport, in rappresentanza del consiglio comunale, e il rappresentante dell'ufficio educazione fisica e sportiva dell'ufficio scolastico provinciale.
Con l'assessore allo sport Federico Scapecchi, oggi viene presentato un rilancio della consulta dello sport. In che cosa consiste e quali sono i prossimi appuntamenti? Sì, allora abbiamo deciso di modificare il regolamento della consulta dello sport andando verso un maggior coinvolgimento delle società sportive e delle associazioni sportive della nostra città attraverso la costituzione di tavoli tematici di lavoro permanenti che coadiuveranno poi la consulta in sessione plenaria per migliorare la partecipazione e anche per avere appunto maggiori consigli da parte di chi fa sport in città per l'amministrazione per portare avanti quali temi: promozione sportiva, scuola, formazione e valorizzazione delle eccellenze, e fair play, tifo e senso di appartenenza, impiantistica sportiva e, ultimo ma non per importanza, turismo sportivo e eventi sportivi. Questo, appunto, queste commissioni si costituiranno, presumo, nel mese di marzo e si riuniranno con la massima autonomia e poi in sessione plenaria della consulta e con il comitato esecutivo faremo un po' la sintesi. Comitato esecutivo del quale faranno parte 5 membri, io vedo responsabili di questi 5 tavoli, il sottoscritto, il presidente della commissione consigliare della presidenza del consiglio, il delegato del CONI, il professor Cerbai, che era già facente parte, è un po' il motore anche della consulta, e fa il suo ingresso anche la scuola con la professoressa Bianchi, che è la responsabile dell'ufficio scolastico provinciale per educazione fisica e motoria. L'ufficio scolastico provinciale, entrando all'interno di questa consulta, ringrazio l'assessore per questa cosa, raccoglierà tutte le problematiche, tutte le istanze che provengono dal mondo educativo. Vi ricordo e ricordo a tutti che l'unico modo in cui i ragazzi oggi hanno di muoversi durante il Covid sono le 2 ore di educazione fisica, perché chiaramente noi lavoriamo sì con fini promozionali, con fini sportivi, ma soprattutto ed essenzialmente per fini educativi. Noi dobbiamo riuscire la mattina, quando facciamo le nostre 2 ore, ad inculcare nelle teste dei nostri ragazzi che l'attività fisica, l'attività motoria e lo sport sono cose fondamentali per la vita, quindi sani stili di vita. In questo modo noi possiamo consigliare meglio la consulta dello sport, raccogliere le problematiche delle società sportive e naturalmente il lavoro che facciamo con l'ente comune, quello è imprescindibile perché noi usiamo edilizia scolastica che è naturalmente del comune, per cui cerchiamo di stare più uniti possibile perché le sfide sono ulteriori, sono tante, e quindi sia per la promozione sportiva con il CONI che con l'ente comune noi ci vogliamo essere e porteremo la nostra voce sempre per la promozione sportiva educativa dello sport. E nel nostro focus di oggi andiamo a vedere gli aggiornamenti sull'andamento della pandemia da Covid-19 con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Grazie per l'attenzione e buona visione.